Come e perché nasce la Casa della Speranza? La Casa della Speranza nasce dietro una riflessione attenta sul territorio. Uno dei primi eventi luttuosi che mi sono trovato a vivere è stata proprio la morte per congelamento di un polacco in quella realtà, in quella zona. E da lì l'idea di creare un presidio che potesse essere così un luogo di respiro, di sostegno a tante persone disagiate. Non solo immigrati, ma anche persone del nostro territorio che si trovano a vivere con grande fatica. E allora, d'accordo con la Caritas, con i progetti nazionali, abbiamo incominciato a tessere una rete, quindi a creare anche un consenso intorno a questo progetto, riuscendo a trovare veramente tanta collaborazione. E quindi abbiamo iniziato a percorrere la possibilità di creare questo centro. La stazione ci è sembrata proprio la realtà più idonea, un po' perché abbandonata, e quindi una realtà che poteva essere rimessa in sesto, risistemata, ricollocata come una realtà di servizio, anche nella speranza che la stazione possa diventare un luogo, come devo dire, più significativo per il nostro percorso cittadino civico. E allora, d'accordo con le Ferrovie dello Stato, abbiamo avuto la possibilità di creare un comodato d'uso, e quindi i vari appartamenti che erano rimasti così non utilizzati ora vengono utilizzati per questo servizio a vari livelli, da quello sanitario a quello del sostegno alle famiglie che hanno bisogno di procacciarsi del cibo a costo zero, e anche la possibilità di orientare la domanda di lavoro di tante persone. A chi si rivolge e allo stato attuale quali sono le gravi emergenze di questo territorio? Beh, il nostro territorio sta vivendo, come tutto il territorio calabrese, un percorso di impoverimento. Le cause sono varie: la perdita di lavoro, la ludopatia, il gioco d'azzardo, la droga. Sono tutti disagi che stanno influendo sulle nostre famiglie. Noi incominciamo a registrare anche la presenza di papà che vivono nelle auto e di persone che sono senza casa. Quindi di gente che si ritrova dalla mattina alla sera con difficoltà grosse. E questo non perché abbia sbagliato, talvolta perché ci sono dei percorsi esistenziali che inesorabilmente conducono a questo degrado. Quindi da questo punto di vista noi ci siamo un po' mossi, cercando di fare quello che potevamo fare. Ecco. Noi ci auspichiamo che questi segni suscitino e in qualche modo portino anche la comunità civile, soprattutto in questo rinnovato momento che il territorio conosce, questa fusione tra Corigliano e Rossano, ad una inquadratura più attenta delle problematiche che ci circondano. Il mondo della povertà è un mondo enorme, va affrontato con altrettanta fermezza e determinazione. Per far questo l'Arcidiocesi Rossano-Cariati, pur facendo gli sforzi opportuni e adeguati, però non può probabilmente riuscire a sopperire a questa vasta gamma di domanda che perviene dall'esterno: povertà, crisi, occupazione, lavoro che non c'è, e così via. Ci sono le condizioni di aprire un tavolo anche con la politica, no? Per intercettare fondi, creare, diciamo, situazioni tali attraverso magari fondi comunitari, progetti e così via, mirati ad ospitare senza tetto, perché il dramma si sente e si tocca con mano, diciamo. In prospettiva, al di là di questa iniziativa, come si guarda al futuro? Beh, noi stiamo passando di emergenza in emergenza, diciamo che oggi stiamo avendo un po' più di respiro per il discorso immigrati, però le situazioni si accavallano. Ora, sul piano del dialogo con le istituzioni, questo dobbiamo dire che c'è da ambo le parti. Il problema è che abbiamo anche dei comuni che sono poveri, che non sono ricchi di fondi, quindi oggettivamente bisognerebbe creare dei percorsi di maggiore attenzione a quelle che sono le politiche nazionali e internazionali, per vedere di ritrovare risorse opportune. Credo che c'è anche uno sguardo diverso con cui osservare la realtà sul quale ci dobbiamo educare, perché forse delle risorse sul territorio ci sono, e qui bisognerebbe creare proprio un tavolo con la società civile, tra politica, amministrazione, associazioni e chiesa.
Su questo si sta iniziando a fare qualche passo, ma non siamo ancora ad un percorso deciso. Ecco. Credo e spero che anche questa opera segno possa suscitare un sussulto di orgoglio in questo senso e che quindi con i nuovi percorsi che si vengono ad aprire per Corigliano e Rossano ci possa essere un rivisitare questa opportunità. Un suo appello sul, abbiamo detto, alcolismo, ludopatia, tossicodipendenza. C'è sotto traccia anche tanti suicidi di cui poco si parla, il dramma dei disturbi della depressione a cui ho fatto anche accenno durante la conferenza stampa, parricidi, genitori che sparano figli, no, che cosa sta accadendo dal suo punto di vista? È sotto attacco la dignità della persona ed è sotto attacco per varie ragioni, alcune volte anche volute da potentati politici o economici, è voluto dal nostro atteggiamento un po' superficiale e qualunquista, e talvolta sono percorsi purtroppo legati proprio alla povertà, al degrado. Tenga conto che il problema della ludopatia è maggiormente, in maniera esponenziale, presente lì dove c'è già uno stato di povertà, perché la gente si affida a questa magia del gioco d'azzardo, ritrovandosi poi più povero di com'era. Il problema grosso è che non ci sono interventi decisi dal punto di vista politico e dello Stato su questo, però ecco, la società civile qui può creare degli argini, può creare delle opportunità. Un prossimo obiettivo che noi ci stiamo ponendo per dire è creare un centro di mutuo aiuto sul problema della ludopatia, però ecco, guardiamoci intorno e vediamo che ciò che è in crisi, come dicevo prima, è proprio un discorso educativo sulla dignità della persona, perché chi è sotto attacco ora sono proprio le fasce più deboli e più giovani anche del nostro territorio. Sta crescendo il disagio mentale, sta crescendo appunto la depressione. Ci sono anche fenomeni che non vanno sottovalutati, di esoterismo e di satanismo, che sono un sintomo di una società che ha perso la speranza e che si affida appunto al mondo della magia, al mondo dell'occulto, per poter ottenere risposte facili a problemi che facili non sono. Io mi permetto di dirlo, la crescita di certe associazioni che promettono un futuro facile a persone che cercano lavoro, che cercano speranza, è anche un'altra delle operazioni che vanno a schiacciare la dignità della persona, perché in certe realtà di nostra conoscenza che sono sotto gli occhi di tutti, in qualche modo la sopraffazione e l'arrivismo diventano la logica dominante, la ricerca del potere e del successo ad ogni costo. Anche questo calpesta e crea ingiustizia e viene a demolire quella dignità della persona di cui invece tanto abbiamo bisogno per riconnettere i tessuti sociali, i tessuti comunitari del nostro territorio. Infine, come colpire, diciamo, la forsennata cultura dell'io e la cultura dell'immagine, che supplisce a quella della sostanza? Io sono un sostenitore, lo sto dicendo da tempo, anche ultimamente quando abbiamo inaugurato il percorso della presenza di un presidio di Libera qui nel nostro territorio, credo fortemente nella cultura del noi, quello che lei diceva prima, cioè la possibilità di mettersi intorno a un tavolo, discutere, trovare punti di convergenza e cercare insieme soluzioni. Qui non si tratta di dire chi è più bravo, non si tratta di fare ostentazione delle proprie capacità, qui si tratta invece di creare dei percorsi carichi di solidarietà culturale, progettuale, di solidarietà umana. Solo così noi riusciremo a portare avanti quello che secondo me è il punto di forza del pontificato di Papa Francesco, che è un valore aggiunto per la nostra società, cioè un umanesimo inclusivo e non esclusivo ed escludente. Conoscendo ormai questo tessuto sociale, ritiene ci siano i presupposti? Io sento che questo territorio è ricco di presenze eccellenti. Non dimentichiamo che il nostro territorio genera annualmente eccellenze a tutti i livelli, segno che c'è una capacità di intelligere, nel senso etimologico del termine, cioè di andare in profondità e cogliere il senso delle cose.
Noi dobbiamo far squadra e dobbiamo creare un appello perché chi ha la capacità di poter offrire un po' di se stesso lo faccia, proprio per il bene e il futuro di questa terra, che è una delle più belle del mondo ed è una delle terre che potrebbe offrire tanto anche ai giovani e ai suoi figli. Purtroppo, ripeto, gli atteggiamenti che abbiamo elencato prima fanno sì che molti giovani non vedono l'ora, terminati gli studi, di prendere il volo e trovare il loro destino da qualche altra parte.